Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei sedessi al Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Troppo tardi, mi spiace. Siamo qui oggi con la domanda fondamentale e stiamo per intervistare uno dei personaggi più conosciuti nel panorama italiano del modellismo. Credo che arriverà tra qualche minuto. Nel frattempo abbiamo qui Pita alias Capitano Uncino. Per prima cosa, saluta. Ehi là, salve. Non ti sprecare. Ehi là, salve a tutti. A tutte niente, sappiamo poi che ti piacciono le anziane, ma questo è un altro discorso. Da dove nasce il soprannome Capitano Uncino? No. Ok, dicevi. Allora, nasce dal fatto che uno dei miei film preferiti di sempre è Hook Capitano Uncino. Ai tempi della primissima iscrizione del forum GV ufficiale, dovetti scegliere un nickname. In quel periodo avevo rivisto da poco Hook Capitano Uncino, allora mi sembrò giusto sceglierlo come nick, perché io ho anche una passione per i pirati, per tutta quella che è la storia dei pirati, e quindi da lì nacque Capitano Giacomo Uncino. E insomma andò avanti per tutto il forum GV ufficiale. Nel primo periodo del forum GV di Lea, cambiò in Davy Jones, però di Lea era quello per gli adulti maggiorenni. No! No, diciamolo, non sono successe queste cose, ha capito lei? Beh, molte persone però, adesso scusami se sbaglio. Lei è pagato dai poteri forti! Però diciamo che molte persone, logandosi al forum GV di Lea, finivano su siti porno per un periodo. Ah, ma quello è perché era il firewall. Quindi è successo. Non personalmente a me. E tu non c'entri questa cosa, diciamolo che non c'entri questa cosa. Come dice sempre Leo Ortolani, la conoscenza e la scienza è tutta su internet, ma le donne nude ci impediscono di vederla. Diceva le tette. No, diceva le donne nude. Tette. Donne nude. Tette. Donne nude. Tette. Donne nude. Tette. Comunque, siamo sempre lì. No, Tile era quello non ufficiale che ho abbandonato perché non mi piaceva più. Mi contengo i colori. Come mai? Perché non c'era più, personalmente, al di là di motivazioni personali per altri impegni in altri ambiti, non c'era più quella scanzonatezza, quella bella atmosfera di hobby a tutto tondo che si respirava nel primo forum GV ufficiale. Sono iniziate ad arrivare commenti di altri sistemi di gioco, che per carità non c'è nessun problema a giocare ad altri giochi, però se io vado in un forum di Warhammer voglio parlare di Warhammer, non voglio parlare di cagnetti e gattini esplosivi. Quindi, se ho capito bene, possiamo riassumere la tua assenza dal forum GV di Lea dovuta comunque all'ambiente stesso, no? A quelle voci di corridoio che ti piacciono le anziane. No! Com'è nato il tuo avvicinamento, il tuo avvicendamento al mondo dell'hobby? Sentiamo un po'. Allora, inizialmente io feci una cosa... Non so se possiamo dire feci in televisione, però... Una cosa brutta. Iniziai a giocare a Magic. Dopodiché mi resi conto che cosa forse... giocavi a Magic? Ah, giocavo ai tempi della sesta edizione, quindi c'era il Rox. Cosa giocavi? Ah, un inutile mazzo monoleggende. Perché? Perché era inutile, non aveva nessuna combo, non calavo mai niente e prendevo solo pesci in faccia. Ok, come oggi praticamente. Sì, però almeno la soddisfazione di dipingere dei bei modellini. Dopodiché mi sono reso conto che forse la cosa migliore era spendere un sacco di soldi per dei soldatini di plastica e non per dei pezzi di carta. Come mai? Nessuna critica per chi gioca a Magic, per carità, è un mio personale problema. E pareva un attacco velato al mondo di Magic, ma...
di cui noi come canale ci dissociamo. No, era velato come lo zucchero. Diciamo, stavi giocando a Magic, però ancora non ho capito come ci sto a fare hobby. E niente, in questo negozio c'erano anche delle miniature di Warhammer. Le prime miniature che vidi erano i Conti Vampiro e i Nani del Caos. Che negozio era? Si chiamava Kingdom Game. Dov'era? E Lamezia Terme, provincia di Catanzaro. Negozio che chiuse dopo un anno. Ma non per colpa tua? No. E neanche per le voci che hanno girato. No, assolutamente. Beh sì, per favore. Chiuse dopo un anno, venne rilevato da due fratelli che gestivano in realtà una cartoleria, che lo portarono avanti con il nome di I Due Nani, il negozio, per un paio di anni. Poi ci furono delle rotture interne tra il gruppo di giocatori. Ma tu già giocavi o stavi ancora giocando Magic? No, io già giocavo, erano già due anni che giocavo. Hai fatto un salto, cioè, tu eri lì che giocavi con queste cazzo di carte di Magic, a un certo punto ti giri, cosa vedi? Un tavolo imbandito con Impero contro Conti Vampiro. E cosa hai fatto? Ho detto, beh, ma non mi ha spiegato niente nessuno all'epoca. Vidi le miniature. Capiamo, detto, perché il negozio è chiuso, quindi. Esatto. Vidi una miniatura all'epoca e mi appassionai. Quale? Un sacco. Erano degli scheletri dei Conti Vampiro. Pensavo Manfred. No, so Manfred lo conobbi dopo. Manfred, il mio idolo. Che ricordiamolo, è il vero signore della Silvania. È il vero signore della Silvania! Ci fu un aneddoto estremamente a cui sono legato. Le prime miniature che dipinsi, le dipinsi con l'aiuto di mio padre, che lui aveva fatto del modellismo quando era ragazzino. Ti prego, scusami, dici subito che non ti è mai saldato una miniatura. Non mi ha saldato una miniatura, perfetto, ma mi aiutò a dipingere gli scheletri. Solo che tu ti innamorasti di quei modelli lì. Perfetto. L'unico problema è che all'epoca all'obitorio non ti facevano più entrare. No. No, però mio padre da vabbè, questa è un'altra cosa. Una volta da bambino, per scappare alle botte di mio nonno, si nascose in una bara, in un negozio di onorazze funebri. Sei sicuro? Voglio un sacco di bene a mio padre. E si vede. Utilizzammo tanto di quello Skull White che lo scheletro da scheletro divenne un omino completamente ingessato. Quindi pure riempito diventa un imperiale. Però non so che fine fece, non so che fine ha fatto quel modello, però ancora quel ricordo vivo. Poi da lì sono successe tante cose, ci sono state associazioni, poi ho lasciato la Calabria per iniziare a venire a studiare qui a Bologna, poi qui a Bologna trovai la Mecca, che era il GV Bologna, e poi da lì partì il mondo. Hai avuto problemi quindi a farti nazionalizzare? No, per fortuna, nonostante mi abbiano riconosciuto subito appena sono arrivato a Bologna. In che modo? Ma tu sei calabrese, si sente da come parli? Io parlavo un pochettino così appena arrivato a Bologna. E allora, però, furono tutti molto buoni. Tanto tu sei famoso anche. Io devo andare a prendere l'autobus, lo ricordo. Dove lo prendi, poi sono problemi tuoi. Vabbè. Sei famoso per le modifiche. Non ultima quella del Condor, per esempio. Il famoso Condor. Quando hai cominciato a fare modifiche? Come è cominciata questa cosa delle modifiche? Allora, la prima volta che feci modifiche fu all'epoca esisteva, a parte lo scheletro che è diventata, certo, una mummia, sì. All'epoca esisteva ancora la possibilità di chiamare a Morena, al vecchio quartier generale della GV Italia, il mail order per ordinare i pezzi e per chiedere, diciamo così, dei consigli. Io l'ho presi molto alla lettera, quindi in media chiamavo due volte a settimana. Parlavo con il grande, l'unico e insostituibile Mauro Canavese. Ciao Maurone! Giuseppe Catanesi e Antonio, perdonami, non mi ricordo il cognome, e parlavo con loro delle modifiche, e loro, un po' perché magari avevo delle buone idee, ma anche un po' perché dovevano vendermi i prodotti, per carità, il loro lavoro, mi stavano a sentire. E lì era il 2006 quando feci la mia prima armata completamente modificata, che fu quella di Ogre Pirati, che portai al Grand Tournament del 2006 che si tenne al Forum Guido Monzani a Modena. E lì non vinsi la migliore armata dipinta, perché la vinse un'armata di ogre dipinti dalla bravissima Simona Bordonaro, ma vinsi l'armata caratteristica. E da lì fu una soddisfazione importante per me, e da quel momento in poi io iniziai a fare un sacco di modifiche, ci sono un sacco di immagini. Poi c'è stato un periodo in cui ho smesso. Quest'uomo oggi fa una vita, nel senso, un stimato professionista, diciamolo anche per i suoi clienti, che salutiamo tutti. Tutto quello che si dice su di lui di male non è assolutamente vero, qui si gioca, si scherza. Devo andare a prendere l'autobus, okay. La ringrazio. Quanto spendevi di telefono in quel periodo lì? E non lo so, pagava le bollette mio padre, e sono contento che non abbia mai guardato l'estratto conto.
capito. E tra quello le chat erotiche. E ci sono voci sempre. Sono sempre voci di corridoio. Mai confermate. Come ti sei trovato a Bologna rispetto alla Calabria, anche per il tuo essere hobbista? Estremamente bene. Allora, bisogna dire che all'epoca... Per questo che te ne vai a Rimini adesso. Me ne vado a Rimini. Bene che te ne vai a Rimini. Me ne vado a Rimini per motivi lavorativi e sentimentali, e quindi è una scelta giusta. Ma Rimini Bologna è un'ora e mezza di treno, quindi si come fa si tranquillamente. Anziana, si chiama Elisa, non è anziana. Scusa, ciao Elisa, che la salutiamo. Non stiamo maltrattando Pita, eh. Aiuto. Sesta e settima c'era questo grosso, oddio, questo grosso problema, che per me era un problema perché non sono mai stato un giocatore estremamente competitivo. Durante i Throne of Skull c'era un'altissima, altissima tensione a livello competitivo. Ho visto scene agghiaccianti di gente che era arrivata alle mani, si gettava i modelli addosso, delle robe imbarazzanti che non dovrebbero succedere. Non dovrebbero succedere, ma succedono. Però per fortuna non mi è mai interessata. Cioè, davi le spalle a tutta la vicenda, insomma. No, no, le spalle le mettevo sempre al muro. Visti questi commenti sempre buttati lì, però. Poi alla fine ci seguono anche i bambini. Cosa diresti a un ragazzo che vuole cominciare oggi il tuo hobby? Entrate in un negozio GV o in un negozio dove ci sia qualcuno che vi segue, che vi dica anche solo ciao, perché è la prima cosa. Non siate timidi. Quando entrate in un negozio GV non entrate con l'idea che la vostra passione per quello che può essere un mondo fantasy o fantascientifico sia una cosa come un'onta. Non è un'onta, è una cosa bellissima. Entrate, lasciatevi andare e troverete uno degli hobby più salutari, più appassionanti e più belli che ci sia nel panorama ludico al momento. Concordo, e quindi voglio sottolineare il fatto che proprio come diceva il nostro buon Pietro, in questo senso è uno degli hobby più salutari, quindi non è detto che poi vi rinunciate così. Dovete anche stare certo, meglio, certo. Poi se fate combo Warhammer, giochi di ruolo, PlayStation 4 e non Switch, dormite più, state in giro, non volete tornare a casa, perdete gli autobus eccetera. Esatto. E quindi poi fate questa, cioè ingrassate, vi cresce la barba. Sì, va bene. Ma qual è il tuo modello preferito? In assoluto? In assoluto di tutto l'Warhammer? È un modello che non ho. Quindi lanciamo anche un appello, se ci fosse qualcuno che... È un modello che non ho. È un modello che sotto un gradino, un modello invece che ho, che è Astragoth, personaggio speciale dei Nani del Caos. Il mio modello preferito in assoluto è un eroe dei Nani del Caos, cosiddetto Chaos Lord, Chaos Dwarf Lord numero 2, che è questo modello di nano del caos con il braccio sinistro poggiato sulla pancia per tenere lo scudo, la mano destra invece poggia sul manico dell'ascia e l'ascia poggia per terra, e lui ha un'espressione tronfia e piena di sé, con un enorme cappello che rende proprio bene, rende la strafottenza di quello che può essere un generale nano del caos. Quello è il mio modello preferito in assoluto. Ci sono anche un sacco di altri modelli che mi piacciono, ma quello per me è il modello più bello, più carismatico che la GB abbia mai fatto. C'è un appello ai nostri amici: qualcuno ce l'avesse, gli avanzasse, volesse donarlo, volesse venderlo, donatelo a me che sono povero e fatecelo sapere. Un saluto ai nostri amici e alle nostre amiche. Non smettete mai di credere nel hobby, andate fino in fondo nel hobby e godetevelo. Ciao. Per favore! Ok. Vai. Per favore, fatemi andare via! Ho delle voci! Allora, questa roba non può... No! No! Io non so che cosa devo dire. No, sfruttiamo l'occasione. Ci dissociamo! Certo. Quindi il negozio chiuse definitivamente e questo è il mio cellulare. E vai a rispondere, no? La bandiera, l'asta è lunga e bisogna tenerla alta. Bene così. Ok. Non ripartiamo da quel punto. È un punto dolente, vero? Ciao. Ciao, Pita.
Ma io devo tornare a casa, domani devo andare a lavoro. A tutti, tra l'altro, i clienti che salutiamo. Ah, io lo sapevo.